Tantissime iscrizioni sono arrivate per la 37esima edizione del Pavone d'Oro che, come ogni anno, avrà il gran finale al Teatro Masini durante l'ultima settimana di Carnevale, nella sera del 4 marzo. Prima, gli oltre 110 bambini e ragazzi che hanno deciso di partecipare al concorso Canoro si sfideranno al Teatro San Giuseppe per le fasi eliminatorie dal 23 al 25 febbraio. Per il Pavone Rock l'appuntamento è invece programmato per domenica 26 febbraio. L'edizione 2017 del Pavone d'Oro, il concorso Canoro riservato agli under 18, ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969, verrà ricordata come quella che ha registrato il maggior numero di partecipanti in assoluto. Le canzoni in gara saranno 67. Oltre ai giovani cantanti in concorso, saranno impegnati i bambini del neonato coro Le Voci Bianche del Pavone d'Oro, novità assoluta di quest'anno, che sarà diretto da Daniela Peroni. Il coro, oltre a fare da supporto ai concorrenti durante l'esibizione, avrà la possibilità di partecipare a concerti, serate e animazioni di sante messe. Grande curiosità, quest'anno desta un'intera classe di seconda elementare che ha deciso di partecipare tutti insieme, mentre saranno 13 concorrenti che arriveranno da fuori del territorio fentino. I partecipanti verranno suddivisi in tre categorie in base all'età: categoria A fino a 9 anni, categoria B dai 10 ai 14 anni compresi e categoria C dai 15 anni ai 18 anni compresi. Alla finale si esibiranno i primi 6 classificati delle tre categorie, scelti da una giuria formata da esperti del settore musicale. Vi sarà un vincitore per categoria e un vincitore assoluto che verrà scelto dalla categoria C. I giovani concorrenti verranno accompagnati live dalle due band del Pavone d'Oro e dal giovane coro. La scorsa edizione vide vincitore assoluto Simone Leonardi. La categoria C invece fu vinta da Francesca Maccarelli, mentre Giorgia Montevecchi e Andrea Veronica Orsini si aggiudicarono rispettivamente la categoria B2 e B1. Fra i più piccoli ottenne i migliori giudizi dalla giuria Sara Calamelli.